Che cosa hanno in comune l'arte e la scienza? Sembrano due mondi così diversi l'uno dall'altro, è vero, ma entrambi, attraverso l'uso di ingegno e fantasia, creano molteplici invenzioni, lasciando tracce importanti nel corso della storia. Io mi chiamo Marta, studentessa in arte all'Università di Verona. Oggi scopriremo insieme la vicinanza tra arte e scienza nella pittura di Giorgio De Chirico. La prospettiva è una tecnica per la rappresentazione tridimensionale dello spazio, di oggetti, figure, architetture all'interno di esso, attraverso precise regole matematiche e geometriche. Viene impiegata dagli artisti per rendere l'illusione della profondità su un supporto bidimensionale, una parete, un foglio di carta, una tavola o una tela, creando meravigliose illusioni ottiche. Sperimentata a Firenze da Filippo Brunelleschi all'inizio del 400, essa venne poi codificata nel corso del XV secolo e concepita come uno strumento scientifico che permetteva di rendere lo spazio rappresentato in pittura e in scultura perfettamente misurabile attraverso l'impiego di un punto di vista fisso, verso cui venivano fatte convergere linee ortogonali, creando quella che è definita piramide visiva o cono ottico. Nel corso del tempo la tecnica prospettica ha subito infinite modifiche per ottenere effetti via via illusionistici, realistici, simbolici, stranianti. Questi ultimi affascinano un pittore colto come Giorgio De Chirico, che intorno al 1938 dipinge Piazza d'Italia, parte di una serie dedicata alla rappresentazione di spazi urbani immaginari, per i quali l'artista riprende l'elemento cardine della storia dell'arte rinascimentale, la prospettiva. Il Pictor Optimus utilizza questo espediente matematico-geometrico, ma lo deforma. Attraverso l'impiego di una costruzione prospettica incongrua, realizza la sua personale Piazza d'Italia, costituita da molteplici punti di vista e avvolta in un'atmosfera onirica e metafisica, giungendo a creare qualcosa che prima non esisteva, ma che al contempo si allontana dalla realtà naturale per diventare pura arte metafisica.